Ok ragazzi, adesso vediamo una difesa contro minaccia armata, in questo caso coltello, alla gola, circolare. Quindi da questa posizione, molto calmi, simuliamo paura e effettuiamo contemporaneamente una torsione e un blocco del braccio armato. Uno. Ok? Con questa torsione che succede? Blocchiamo e mettiamo in leva di gomito il braccio dell'aggressore, disarmo a cavallo per disarmarlo, colpiamo sulla tempia e restiamo rigidi. Allora, cosa importante è scegliere il tempismo giusto, ok? Mai spavaldi con il coltello e con le armi in generale, quindi simuliamo sempre la paura. Dobbiamo essere come serpenti, colpire in maniera molto rapida. Ok? Disarmo, colpo sulla tempia. Uno, manteniamo l'arma, restiamo vigili e scappiamo via. Ragazzi, adesso vediamo un modo per difenderci nel caso l'aggressore ci arrivi alle spalle per strangolarci. La prima cosa qui è andare a protezione della gola, abbassando il mento e leggermente le ginocchia per trovare un minimo di equilibrio. Ricordiamo che questa tecnica in realtà è veramente molto difficile da neutralizzare per il semplice fatto che noi non sappiamo quando l'aggressore ci attaccherà, quindi diventa una cosa a livello di percezione, ok? Dobbiamo essere molto molto istintivi, appena sentiamo contatto o avvertiamo la minaccia, andare subito sulla difensiva. Quindi, come arrivo, possibilmente chiudo immediatamente il mento. Qui, tempo 2 secondi e finito, ok? Quindi, come percepisco la minaccia, andrò a chiudere e a alleggerire la presa. Subito, colpo con l'anca diretta ai suoi genitali, a seguire colpo con l'avambraccio o col pugno a martello. Non cercate la distanza, tirate il braccio direttamente dietro, tanto lo prendiamo. E risalendo, quindi colpo ascendente di gomito sulla tempia. Afferriamo, manteniamo salda la presa addosso al nostro corpo e facciamo una rotazione verso l'esterno per mettere in leva la sua spalla e ok? Quando arriva a terra, serie a ripetizioni di colpi bersagliando possibilmente sempre quelli sono i punti deboli del corpo umano. In questo caso vediamo scoperte le fluttuanti, quindi a schiacciare o a prendere a calci dietro la nuca. A ogni tecnica possibilmente ce ne andiamo via, fuga. Facciamoli vedere. Quindi, come avverto, controllo. 1, 2, 3. Blocco addosso, torsione.